salute mentale, che è la struttura principale all'interno del Dipartimento di Salute Mentale. Ha un ruolo prevalentemente di tipo territoriale e fornisce e garantisce sia l'assistenza sanitaria psichiatrica, ma anche tutte quelle che sono le attività di prevenzione e riabilitazione nell'ambito appunto di una fascia di territorio del distretto di Sassari. Il centro di salute mentale è il fulcro dell'attività psichiatrica, o quantomeno dovrebbe essere tale, in quanto è il centro deputato alla gestione e al coordinamento di tutta l'attività, come dicevo prima, sanitaria e anche sociosanitaria nell'ambito della salute mentale. Questo centro di salute mentale è nato con la chiusura dell'ex ospedale psichiatrico di Rizzetto, chiusura che è avvenuta definitivamente nel 30 marzo del 1998. Nasce dalla confluenza di una serie di piccoli ambulatori periferici che già a partire dall'inizio degli anni 70 erano stati creati in tutta la provincia di Sassari. Nasce appunto per dare, come dire, una risposta territoriale a quella che era la cura delle problematiche psichiatriche. Nasce con molto ritardo, nasce 20 anni dopo l'entrata in vigore della legge 180 e dell'833, la legge di riordino del Servizio Sanitario Nazionale che ha inglobato la legge 180, e nasce con grosse difficoltà, nasce in un contesto dove c'è una serie di problematiche che sono sia da un punto di vista organizzativo, aziendale, ma anche da un punto di vista proprio legislativo. Viene ampliato il numero degli assistenti sociali. Gli infermieri iniziano a svolgere un compito che non è più soltanto quello prevalentemente sanitario o ambulatoriale, ma iniziano a essere formati per fare un'attività di rete, un'attività sul territorio. L'obiettivo è quello di spostare l'intervento dall'ospedale o ambulatorio a un intervento a domicilio, un intervento che ovviamente possa garantire in qualche modo la cura nel posto di vita della persona, che questo è ovviamente uno degli obiettivi, la base, lo spirito anche della riforma sanitaria, della riforma legata alla 180. La nostra è un'associazione che si occupa sostanzialmente di fare da tramite da quelli che sono i bisogni delle persone affette da disturbo mentale e le istituzioni, per vedere se sono i progetti e i programmi messi in campo sono rispondenti a quelle che sono le leggi vigenti e se davvero possono servire alle persone che soffrono di questo disturbo. Noi non abbiamo, almeno a Sassari, non siamo strutturati per fare altre cose. A Cagliari, per esempio, fanno dei percorsi di socializzazione con i ragazzi, laboratori, fanno gite, ultimamente sono andati, per esempio, hanno fatto una gita organizzata dall'UNASAM, che è il nostro referente a livello nazionale, sono andati in Argentina a vedere come sono i manicomi in Argentina. UNASAM e UISP, noi abbiamo partecipato perché la nostra presidente è anche presidente dell'UNASAM, quindi Unione Nazionale delle Associazioni della Salute Mentale. Quindi diciamo che si potrebbero fare tante cose avendo gli spazi, cosa che noi a Sassari non abbiamo, e avendo anche forse il sostegno anche economico, voglio dire, no? Delle istituzioni locali che non abbiamo. Ma ho deciso di partecipare a questa associazione perché io stessa sono un familiare e devo dire che quando mi sono avvicinata a questa associazione è come se avessi in qualche modo visto la luce di un faro, perché nel deserto e nel buio che vedevo intorno a me, soprattutto qui in Sardegna, non vedevo davvero altro, c'era solo la disperazione. Quindi quando ho capito e ho sentito che c'era questa associazione, mi sono, come dire, premunita di telefonare, di contattarli, di vedere, cioè prima di aderire ho voluto toccare con mano che cosa stessero facendo. La cosa mi è piaciuta molto. Organizziamo dei gruppi di automutuo aiuto. Che cosa sono questi gruppi?
praticamente l'automuto aiuto, lo dice la parola stessa, auto significa aiutare se stessi, ma in un contesto collettivo. Questi gruppi non sono stati inventati da noi, esistono anche nei centri di salute mentale anche più avanzati, come ad esempio in Toscana o a Trieste. Abbiamo uno spazio autorizzato, gentilmente autorizzato, nel centro di salute mentale di via Zanfarino. Abbiamo una bella sala a disposizione. È stata fondata da noi utenti, io sono una socia fondatrice, è relativamente recente, un'associazione relativamente recente, ha solamente qualche anno di vita. Lo scopo di questa associazione è riunire gli utenti. Il gruppo di autoaiuto, infatti, è costituito da persone con disagio mentale, non partecipano al gruppo operatori sanitari, quindi non partecipano medici, non partecipano infermieri. Per quale motivo? Per evitare che si creino, diciamo, determinati livelli, cioè siamo tutti insieme, siamo tutti nella stessa barca, tutti abbiamo un disagio mentale, quindi utilizziamo questo gruppo proprio per condividere, la condivisione che esiste tra di noi, in più anche la complicità, perché si sta una certa complicità. Ho deciso di partecipare a questa associazione perché io stessa ho avuto dei problemi di tipo mentale, ne sono felicemente uscita. Mi ritengo una persona molto fortunata per questo e quindi ho deciso di condividere il mio percorso di recupero con chi ancora non l'ha superato. E, guardate, è un'esperienza bellissima, perché queste persone manifestando il loro disagio manifestano però anche l'affetto, esiste la condivisione. Quindi è uno scambio reciproco che secondo me andrebbe anche pubblicizzato. Sono persone che danno molto, in linea di massima hanno dei problemi di affronto con l'esterno, di rapportarsi con l'esterno, perché si sentono dei debollati, hanno paura del pregiudizio, dello stigma, che purtroppo esiste.